Siamo con Giorgio Mancini, titolare dell'Hotel Progresso a San Benedetto del Tronto, che ha allestito dalla mattinata del 12 giugno un sit-in di protesta contro i parcheggi blu davanti alla propria struttura alberghiera. Ci può spiegare il perché di questo sit-in? Sì, allora questa mattina ci siamo accorti che praticamente stavano facendo le strisce blu e le stavano facendo anche davanti all'ingresso della struttura, dalla nostra struttura, dall'Hotel Progresso. E praticamente hanno cercato di fare queste strisce blu qui davanti, che abbiamo impedito di fare con questa pacifica protesta. E abbiamo cercato di coinvolgere, di far venire qui qualche amministratore, che nessuno si è degnato di venire. C'è un problema, diciamo, burocratico. 11 anni fa più o meno successe la stessa cosa. Quell'amministrazione, dopo le nostre rimostranze, si presentò qui dicendo che forse era giusto, diciamo, concedere agli alberghi, a noi come a tutte le altre strutture, la possibilità di avere un accesso all'ingresso dell'hotel libero, in modo che le persone portate qui, i turisti portati qui da un taxi, piuttosto che le persone che comunque vengono autonomamente, parcheggiano e hanno poi le valigie da scaricare, potessero avere l'accesso all'albergo diretto, senza dover attraversare le strisce pedonali a 50 metri di distanza. E questo fu concesso, e fu concesso tra l'altro senza un'occupazione di suolo pubblico. Oggi ci fanno queste strisce dicendo che non c'è l'occupazione di suolo pubblico. Noi abbiamo chiesto tranquillamente di poter accedere, di fare l'occupazione di suolo pubblico. Ci dicono che l'occupazione di suolo pubblico, il nuovo regolamento, prevede soltanto l'occupazione in adiacenza alla struttura, quindi non è possibile chiedere un'occupazione davanti alla struttura dove verrebbero posizionate, diciamo, le strisce blu. Quindi non possiamo nemmeno richiederlo. Quindi al momento siamo danneggiati noi e un'altra struttura, all'Hotel Arlecchino poco più avanti, e nessun amministratore ha ritenuto, diciamo, di venire qui a sentire le nostre ragioni, per capire se è possibile una soluzione, se è possibile, diciamo, normare una cosa che effettivamente dall'occupazione del suolo pubblico, dal nuovo regolamento votato qualche anno fa, diciamo, c'è un'evidente lacuna, se è possibile coprirla. E quindi siamo qui e adesso abbiamo impedito questa di fare le strisce davanti all'ingresso. Quanto durerà questo sit-in di protesta? Vediamo che cosa succede. Al momento l'abbiamo impedito, vediamo se continueranno, se si presenterà qualche amministrazione, se amministratore, se è possibile risolvere questa cosa, pagando l'occupazione di suolo pubblico, quello che c'è da pagare. Se questo è, impedirci, diciamo, l'accesso dei turisti, l'ingresso, tra l'altro, diciamo, c'è stato anche un altro spiacevole inconveniente. Noi abbiamo qui davanti avuto la possibilità dai lavori pubblici di poter fare l'ingresso non con l'asfalto ma con la palladiana di quarzite, e con la possibilità che ci ha dato i lavori pubblici, con le distanze che ci hanno dato i lavori pubblici, con la possibilità di mettere anche un'illuminazione dell'ingresso, cosa che oggi ci viene negata dall'ufficio mobilità. Se tu inquadri, diciamo, per terra, ti accorgerai tra l'altro che le distanze che i lavori pubblici ci hanno dato sono queste, qui è l'illuminazione, le strisce verrebbero sopra la palladiana di quarzite, quindi c'è qualcosa anche, diciamo, di poca comunicazione anche tra gli uffici, perché ciò che i lavori pubblici ci hanno dato la possibilità di fare, l'ufficio mobilità ci toglie. Ecco.